gelosi. Allora, oggi si parla della tecnica Mueller, questo movimento misterioso che si usa sulla batteria, cos'è, cosa non è. Vi faccio qualche esempio così capite di che cosa si tratta e a che cosa serve. Vai, si comincia. Dunque, la tecnica Mohler. Ora, che cos'è la tecnica Mohler? Non è altro che il principio fisico della frusta. No? Noi praticamente, al posto di utilizzare il vostro braccio, le vostre braccia come se fossero dei martelli, non dovete fare altro che utilizzarle come fossero delle fruste, utilizzando al meglio i vostri snodi. Spalla, gomito, polso, la mano, devono muoversi come se fossero delle fruste. Questo vi permette di utilizzare, piuttosto che la forza, semplicemente il peso delle vostre braccia o del vostro corpo. Così. Si alza il gomito cade e fa la frusta. Naturalmente non è solo una questione di forza o di volume. Il movimento Mohler vi permette di spostarvi sulla batteria con un certo anticipo, ovvero il gomito anticipa il vostro movimento. Non è la mano che si sposta, ma è il gomito. La mano segue. Così. Siete qua, in questa posizione, il gomito anticipa le vostre intenzioni e poi scaricate tutto dove volete scaricare. Così. Osservate. In pratica il vostro gomito parte per la direzione che volete prendere mentre la vostra mano sta ancora suonando. Questo vi permette di essere piuttosto puntuali e anche di scaricare il colpo con la dovuta energia senza dover utilizzare la forza o l'ansia. Un piccolo esempio, fate il caso al movimento delle braccia e notate che la mano, la bacchetta, sta ancora suonando mentre il mio braccio si sposta. Questo movimento, il Mohler, serve anche per esempio quando accompagnate. Se vi appoggiate sul 2 e sul 4 è molto più comodo. E anche quando dovete suonare i piatti, arrivateci così, con un movimento a frusta. Avrete un bel suono. Vale anche come velocità più sostenute. E poi naturalmente quando dovete suonare sul rullante, questo movimento vi aiuta moltissimo. Più veloce.
strumento motor è necessario sullo strumento, vi permette di avere una maggior potenza, di usare poca forza, avere un suono più deciso e arrivare in tempo. È molto comodo, io consiglio caldamente di studiarlo, di applicarlo tutte le volte che è possibile. Sa il movimento Moller, non ve l'aspettavate, difficilino, ma bisogna studiarlo un po'. Comunque, vi risolve un sacco di problemi, quindi dedicate del tempo, perché è una cosa che sulla batteria non è che forse si fa, cioè, e basta, capito? Non ci sono storie. Dai, se vi è piaciuto il video, un bel like, iscrizione al canale, la campanella per rimanere aggiornati, e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.